Siamo appena partiti e mancano 25 km a 7 a Santiago. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Oggi 25 km. Arriveremo, se tutto va bene, a Santiago. Ci sono tutte queste chiese attaccate ai cimiteri in paesetti. Con quattro case, veramente particolare. Meno 20! Vai! Abbiamo anche il tempo, sotto un temporale, di fare queste cose. La forte pioggia purtroppo ci ha preso nel momento peggiore, dove non c'è un riparo, non c'è un bar, non c'è niente. L'unica cosa da fare è andare avanti. Buon cammino. Cammino avventuoso. Esattamente. Smarna barca. C'è un barretto? No. Passando a fianco al sentiero che è allagato. Signori, questo è il percorso. Stiamo praticamente risalendo un fiume. Santiago ce la sta facendo sudare oggi. Santiago 11 e siamo zuppi fradici. Sempre sotto la pioggia, ma meno di 10 km a Santiago.
5 km e 20 metri e non piove più. Tre a Santiago, è uscito anche un timido sole. 2 chilometri a Santiago. Stanchi, infreddoliti, ma a meno di un chilometro. No. Ci siamo. Arriviamo col sole. È uscito il sole, senza parole. Guardate lì, ragazzi, guardate. Daniele, ci siamo. Dopo 10 giorni di cammino, eccoci qui. Tutto un piacere, un piacere. Guarda. Grandissimo. Che gioia. Andiamo a prendere la Compostela. Allora, 1 chilometro e 200 metri dalla cattedrale stavamo nuotando, sotto il diluvio. Siamo arrivati dalla cattedrale, c'era il sole. Incredibile. Mi fa così strano, l'ultima volta c'era una fila che arrivava di su. Per chi non lo sa, qui davanti al centro internazionale del Pellegrino, per prendere la Compostela, basta scattare una foto al codice QR, riempire il tutto. Fatto tutto in 5 minuti. Andiamo al nostro ostello. E questa sera devo prendere una bella decisione. Io sono qui. Facciamo 2 passi. Tanto mi è cambiato poco fino a questi ultimi giorni. Thank you.
stiamo andando a cena, ma prima andiamo a vedere un attimo l'ombra del pellegrino. Eccola qui, sembra proprio l'ombra di un pellegrino, incredibile. Casualità, voluto, mistero. Se voluto, con un congegno. Il mio cammino fino a Santiago è terminato ed è stato qualcosa di incredibile. Difficile da descrivere le sensazioni nel ritrovarmi nuovamente in questa piazza. Posso soltanto dire che è stata un'emozione addirittura superiore alla prima volta, ma avrò tempo di pensarci. Infatti il mio viaggio anche quest'anno non finisce qui. La volta scorsa ero arrivato fino a Finisterre, domani mattina con un autobus raggiungerò nuovamente la fine del mondo, da dove inizierò un breve ma intenso cammino verso un nuovo leggendario chilometro zero. Arriverò a Muxía.